Buongiorno a tutti gli amici di quotidiano.net. Siamo qui con il nostro direttore Xavier Jacobelli. Buongiorno Paolo Rosato, buongiorno ai nostri amici. Buongiorno Xavier, per parlare di calciomercato, uno dei nomi più caldi è sicuramente quello del portiere della Juventus, Gianluigi Buffon. Mi sembra, Paolo, che la definizione che tu hai dato sia la più appropriata in questi giorni caratterizzati dalla presenza a Roma di Benedetto, dalle trattative convulse per il passaggio di proprietà della Roma al gruppo capeggiato dall'italoamericano. Buffon, peraltro, è uno degli attesi protagonisti di Juventus Roma in programma, di Roma Juventus in programma domenica sera allo Stadio Olimpico della capitale. Buffon, come ben sappiamo, è legato alla Juventus da un contratto che scade fra 2 anni. La Juventus ha proposto al giocatore di spalmare il suo ingaggio, che oscilla attorno ai 6 milioni di euro, premi compresi, diritti d'immagine compresi, fino al 2015, però la Roma è molto interessata a Buffon, così come l'Arsenal, che ha disperatamente bisogno di un portiere vero, con tutto il rispetto per gli attuali, ma basta vedere l'ultima papera di Almunia per rendersi conto dello stato di prostrazione in cui è caduto Wenger. E pare che la Juventus abbia già individuato un possibile sostituto. Olandese? Sì. Peraltro credo che i tifosi della Juventus, quando associano l'immagine del numero uno della loro squadra olandese, pensino a Van der Sar, che non fu protagonista molto fortunato negli anni ancelottiani. Però Stekelenburg è abbastanza in forma in questo assolutamente momento. Assolutamente sì, è il portiere dell'Olanda, vicecampione del mondo. Ha una quotazione di mercato assolutamente abbordabile. Bisogna vedere A, se la Juventus entra davvero nell'ordine di cedere Buffon, B, che cosa e quanto intende monetizzare. E invece un'altra importante, diciamo uno dei importanti temi caldi del calciomercato in questi giorni è l'acquisto di Enrique Ganso da parte di una delle due milanesi, perché i procuratori sono stati avvistati a Milano nelle scorse giornate. Volevo sapere da te quale sarà la destinazione di Ganso. Ma intanto noi dobbiamo sottolineare il fatto che gli agenti del 21enne talento del Santos sono dei formidabili public relation men, perché nella settimana del derby da 4 giorni stanno monopolizzando le attenzioni delle pagine sportive, dei giornali, così come dei siti internet, delle radio e delle televisioni, su questo giocatore che alle spalle si è lasciato un grave infortunio, legamenti crociati dal ginocchio, che viene quotato 35 milioni di euro, che sembrava essere destinato all'Inter, ma nelle ultime ore, dopo il colloquio fra Galliani e gli agenti dello stesso Ganso, il Milan è tornato di nuovo in testa. Si parla di lui come del nuovo Kakà. Queste comparazioni a volte sono azzardate. Certamente Ganso, che conferma la bontà della scuola calcistica del Santos, è uno dei giocatori, assieme a Neymar, che sarà protagonista della sessione estiva del mercato. Si tratta di vedere se il Milan intenda accollarsi gli oneri di un'operazione che fra costo del cartellino, contratto quinquennale per il giocatore, oneri a carico della società, sfiora i 70 milioni di euro complessivi. Un altro degli enigmi che riguardano la prossima stagione calcistica è sicuramente quello della panchina della Juventus. Secondo te quante chance ha del Neri di rimanere? Poche, decisamente poche. Quando anche riuscisse, cosa che allo stato attuale sembra improbabile, a centrare la qualificazione alla Champions League, non all'Europa League, il tecnico friulano, a mio avviso, ha già capito che la sua esperienza a Torino si è conclusa. Tant'è vero che in questo momento è schizzato in pole position per la successione Antonio Conte, ex capitano della Juventus, amatissimo dai tifosi bianconeri, attuale tecnico del Siena in corsa per la riconquista della Serie A, e il suo presidente Mezzaroma ha affermato che Conte ha ancora un anno di contratto con la società toscana e che dipenderà da Agnelli, ovvero dalla sua capacità di convincere il medesimo Conte a trasferirsi a Torino e il Siena a liberare lo stesso allenatore. Spalletti ha vergato di suo pugno una nota pubblicata sul sito ufficiale dello Zenit di San Pietroburgo per ribadire che lui è l'allenatore della squadra campione di Russia e tale intende rimanere sino alla scadenza del suo contratto prevista per il 31 dicembre 2012. Mancini è l'altra ipotesi intrigante che si è affacciata in queste ultime ore, ma che si scontra anche qui con l'altissimo emolumento del tecnico marchigiano, perché stiamo parlando di circa 6 milioni di sterline nette all'anno. In questo momento è Conte, ma i nostri amici navigatori sanno che il calciomercato deve essere seguito ora per ora, minuto per minuto, perché le sorprese non finiscono mai. Infine il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha detto, dopo Milito, Thiago Motta e Ranocchia, ci sarà anche un quarto genoano alla corte di Moratti. Chi sarà?
o Crisito o Kučka. Crisito sta giocando sempre meglio, è un difensore estremamente versatile, può ricoprire il ruolo di centrale ma anche quello di esterno. Kučka è un mediano incontrista che dà solidità al centrocampo, è un'altra delle grandi scoperte di Preziosi, il quale sa fare benissimo il suo mestiere, quello di andare a prendere giocatori sconosciuti o semi sconosciuti, valorizzarli e poi cederli al miglior offerente. D'altra parte, se non ci fosse stato Preziosi capace di andare a ripescare Milito nella Liga Spagnola, l'Inter non avrebbe avuto poi il Genoa prima e l'Inter dopo lo straordinario protagonista dell'indimenticabile 2010. Quindi io credo che questo peraltro confermi gli eccellenti rapporti intrattenuti da Preziosi con Moratti. Grazie mille al direttore Xavier Iacobelli. Grazie a te Paolo e ai nostri amici navigatori. Ai prossimi appuntamenti con i servizi sportivi di Quotidiano.net.